sono studentessa di filosofia, allora spesso quando mi approccio a un testo come attrice, il mio problema è di metterci troppa testa, mentre invece ci vuole anche questo corpo teatro che però è anche una cosa fisica. E quando bisogna fare qualcosa di fisico, soprattutto per gli intellettuali, il difficile è Giusto, concentrarsi sul corpo. giusto, giusto. Che l'altro problema corollario è leggere, studiare non vuol dire essere intellettuali. Un artista e un intellettuale sono due cose diverse. Un intellettuale è uno che tende a mettere da parte la creatività. Perché la deriva del teatro oggi è proprio questa. Il teatro è una deriva intellettualistica. L'idea che il teatro sia trasmissione di idee, di concetti. Invece il teatro è un gioco di passioni. Dietro ci sono anche i concetti, le ideologie, ovviamente, c'è tutto. Ma il teatro interpreta il mondo attraverso la dinamica delle passioni. Bisogna ristudiare il melodramma, ripensare il melodramma. Quello è il grande teatro. Invece adesso, quando si parla di teatro, si parla di informazione. Tutti sti monologhi, tutti sti giornalisti che fanno i monologhi perché ti spiegano. È atroce, è manicheo. Non è Sono i teatro. buoni che ti indicano i cattivi. Quindi in che senso siamo tutti attori? Nel senso che tu quotidianamente, consapevolmente o meno, tu decidi, ogni secondo decidi come apparire. La mia istanza politica è questa, e dico, tutti siamo attori. Dovremmo rendercene conto e cercare di essere attori consapevoli e di migliorare. Spesso il ruolo ci è dato dagli altri, nel Ma il ruolo si senso. determina nella rete relazionale, Però sì. dice ci sono rapporti di dominanza, di Nel senso forza. che questo si vede molto bene nelle piccole comunità, dove comunque ti viene dato un ruolo e tu entri alla fine nella parte, ma è quasi impossibile poi uscire da quella parte. Altro aspetto è che sicuramente. Forse in questo momento il ruolo d'attore che abbiamo noi forse è stato drogato anche dai media, perché noi siamo obbligati ad essere realmente attori in molti casi attraverso i social. Noi vorremmo tutti, dovremmo tutti conquistare una certa libertà, ma conquistare una libertà vuol dire stabilire le regole della libertà. E se io voglio essere più libero di come sono oggi, devo stabilire quali sono le nuove regole che voglio rispettare e sostituire alle vecchie, quali regole voglio abolire e quali regole nuove voglio adottare. Ci vuole una presa di coscienza, comunque, consapevolezza, no? È bello però Potente. perché parlandone in termini di teatro significa che tu non ti poni il problema del lavoro su te stesso come una sorta di esclusiva, ma il lavoro su te stesso si fa insieme agli altri. Su questo io nella vita faccio l'educatore e lavoro nelle scuole superiori, quindi con gli adolescenti. Due degli strumenti che usiamo più spesso sono da un lato il teatro dell'oppresso, quindi Paulo Freire, e il teatro dell'invisibile, quindi Augusto Boal, il poliziotto nella testa. Io mi accorgo che parlando di siamo tutti attori, provare a coinvolgere degli adolescenti in esperienze teatrali spontanee nei luoghi informali delle scuole, quindi gli intervalli, i momenti più, diciamo, sfuggenti. E provare a coinvolgerli mettendo in gioco delle passioni che a quel punto possono scaturire anche in una presa di coscienza di sé, degli altri, del rapporto con gli altri, sia uno strumento molto forte. Però comunque riconoscere e far scaturire le proprie passioni per capire le proprie oppressioni tramite un teatro che è normato, ma è normato nel suo non essere normato, nel senso che non ha tutta una serie di schemi, ma ha più. Appunto questa cosa per cui si è spettatori, attori, spettatori in qualche modo, aiuta un po' qualcuno che sta cercando di trovare il proprio posto nel mondo e soprattutto di capire se stesso, anche a trovare anche una dimensione più politica, che parte però dal sé, non necessariamente da un'istanza che arriva da fuori, ma provare a riconoscersi, riconoscere i propri bisogni. Quindi
Quindi mi chiedevo se questa parte del teatro un pochettino più sfuggevole, che a volte viene anche un po' dimenticata, non essendo rappresentata, ma perché non è rappresentabile in nessun modo, se non nella sua spontaneità, possa trovare un modo di dialogare anche con l'affermazione iniziale, quindi siamo tutti attori, se c'è un substrato politico... Certo che lo fa, però può accadere in modo più o meno consapevole e più o meno efficace. Ora, è di gran moda il cosiddetto teatro sociale, cioè teatro fatto non dai professionisti della scena, ma magari guidato da alcuni professionisti, i processi creativi. Ma e questa è una cosa in sé molto buona, molto positiva, che diventa tremendamente negativa nella misura in cui si uniforma alle concezioni del vecchio teatro, cioè del teatro che trasmette nozioni, del teatro che è un appendice del giornalismo, dell'informazione, e non un teatro che invece affonda le radici nella ricerca di se stessi, in una ricerca più esistenziale, che ha sempre a che fare con le passioni e le contraddizioni, ha sempre a che fare con il grottesco della vita, mai con un solo aspetto, la sublimità o la volgarità, l'aggressività o la timidezza, ma con tutte queste cose insieme. Questo è il grottesco. È la complessità senza dialettica e senza sintesi. Invece noi siamo schiavi di idee di teatro vecchie. Ci riteniamo soddisfatti quando il teatro formula due ideuzze e la gente esce contenta e dice: guarda, che cosa interessante che ho capito. Ma che hai capito? Non è l'idea, l'idea non vale niente, è il movimento del pensiero che vale. L'idea è zero, è merda l'idea, e in questo senso è merda la cultura quando è fatta di idee, è merda l'arte quando è fatta di idee. È il movimento del pensiero che conta, quello che non si ferma mai. Cosa intendi però per movimento del pensiero? La gnosi, la ricerca della conoscenza per mezzo dell'esperienza, quella che è la definizione originaria della gnosi. Quindi sacrosante quelle cose, che conosco bene perché puoi immaginare negli anni 70 e quanto... Certo. Boal è venuto a Milano, abbiamo fatto teatro insieme, per strada. C'è il rischio del sociologismo, di cadere nella bieca divulgazione di una sociologia buonista che non risolve un cavolo di niente. Ma perché alla fine non c'è nulla da risolvere. Non so, quello sta a ognuno. Te sei più giovane, magari qualcosa da risolvere ce l'hai ancora. Ah,